Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Nel video di oggi diamo continuità all'analisi di venerdì, quindi la andiamo a rivedere alla luce dei nuovi movimenti che il mercato ha fatto oggi stesso e in questi giorni, in particolare Ethereum che è protagonista assoluto con un pump molto molto notevole. Prima di andare a guardare i grafici vi butto lì anche un paio di news interessanti che vale la pena sapere, e una delle quali in particolare riguarda proprio Ethereum e potrebbe essere il motivo, la scintilla diciamo così, che ha innescato questo pump vertiginoso, quindi non perdetevele. Inoltre questo video in realtà ha come scopo principale rispondere a una delle vostre domande, una delle vostre curiosità principali che ho visto, dato il vostro interesse, dati i messaggi che mi scrivete, che è conoscere come ho gestito l'interezza delle mie posizioni in questo periodo, durante questo movimento. Come saprete, se mi seguite, se vedete le mie analisi periodicamente, io sto puntando ad uno short principalmente su Bitcoin, ma non solo, perché ho tutta un'altra serie di posizioni che ho gestito aperto e chiuso per, diciamo, mitigare il rischio sotto vari aspetti. Quindi oggi vi voglio mostrare una panoramica un po' fatta bene, un po' comprensibile, con tanto di numeri, quindi bella dettagliata, su come ho gestito appunto queste posizioni. Faccio questo perché in questo periodo sto cercando, in vista di quel grosso percorso che vorrei fare con voi di apprendimento del risk management, del money management e di tutto ciò che è importante e fondamentale per il trading, fare proprio iniziare a passare questi concetti che il risk management è molto 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 più importante che tracciare i supporti e le resistenze giuste. Ovviamente è importante anche quello, ma il risk management è veramente la colonna portante di una strategia di trading profittevole nel tempo. Apprezzate sempre i miei contenuti ed i miei video, cortesemente lasciatemi un bel like a questo video, così me lo dimostrate. Io sono sempre super incentivato a continuare a produrre video al massimo del mio impegno. Iscrivetevi al mio canale, cliccate sulla campanellina per ricevere tutte quante le notifiche ad ogni nuovo video che faccio, così siete sempre sul pezzo e non vi perdete le novità. Tra parentesi, canale Telegram aprirà venerdì, quindi save the date, venerdì nel live lo annuncerò sul pezzo, mi raccomando. Detto questo, andiamo a dare un'occhiata all'argomento di oggi. Innanzitutto ci tengo a salutare i miei cari amici del gruppo Telegram Criptovalute Italia e Criptovalute Italia Trading, gruppo del quale faccio parte, nel quale mi trovo benissimo e vi invito a farne parte anche voi. Un bel ambiente, tanta bella informazione e nuovi amici con la passione in comune delle cripto. Detto questo, partiamo con le news, in particolare con quella su Ethereum, che so che è quella che vi ha stuzzicato di più nell'intro, e quindi eccola qua. Ethereum oggi ha fatto un bel salto del più 8% ad ora su Bitcoin, quindi insomma diciamo che c'è una bella direzionalità impressa verso l'alto nel breve quantomeno. E che cosa è successo su Ethereum? È successo che la CFTC, che sta per Commodity Futures Trading Commission, che è nient'altro che quell'ente regolatore del mercato dei contratti derivati statunitense, per capirci anche quello che ha permesso l'approvazione del futures su Bitcoin di fine 2017, si è dimostrato interessato a far passare un future su Ethereum, dei futures su Ethereum in realtà. Non ci sono molti dettagli su questa notizia, è soltanto un rumor che arriva da un insider che è stato intervistato per l'appunto da CoinDesk. Questo rumor è stato dato a CoinDesk. Apparentemente il mercato ha accolto comunque con grande entusiasmo questa notizia, perché si è visto appunto il salto di prezzo che Ethereum ha fatto in risposta proprio alla pubblicazione di questa notizia, quindi dubito che sia una coincidenza, nonostante per l'appunto è una notizia che da un lato non è che sia nulla di particolarmente nuovo, perché è già da un po' che erano stati proposti i futures anche su Ethereum da parte della CBOE, della CME, comunque di tutti quegli enti interessati a offrire contratti derivati sulle criptovalute all'ente regolatore, che ovviamente deve seguire una checklist di verifica, deve avere alcuni dati, l'asset sottostante deve comunque soddisfare alcuni prerequisiti naturalmente per poter essere scambiato a quei livelli. Comunque sembra che da questa notizia sia imminente l'approvazione, quindi probabilmente è questo che ha fatto da grosso catalizzatore.
Dall'altro lato, ecco, se è una cosa buona oppure no, è un grosso punto interrogativo, nonostante appunto il mercato sembra aver già risposto con appunto il balzo di valore che ha fatto fare Ethereum oggi. Però ricordiamoci che i futures, a parte che teoricamente non dovrebbero comportare variazione di prezzo del sottostante, in quanto sono a somma zero, per ogni long c'è uno short e viceversa, tuttavia sappiamo benissimo che innescano dei giochi di manipolazione che portano poi alla fine come indiretta conseguenza la modifica anche del prezzo sul cosiddetto spot market, ovvero dell'asset sottostante. Così è successo a Bitcoin a fine 2017, probabilmente succederà anche ad Ethereum. In che direzione? È tutto da vedere. Come vi ripeto ancora, il mercato per ora ha accolto con entusiasmo apparentemente questa notizia. Le conseguenze quali potrebbero essere? Beh, che sicuramente si potrebbe immettere nuova liquidità, in particolare liquidità istituzionale, ovvero magari quei fondi di investimento piuttosto che grossi investitori, grossi capitali e chi più ne ha più ne metta, interessati o a diversificare i loro portafogli mettendo dentro, oltre a Bitcoin, magari anche una cripto un po' più volatile addirittura, quindi aumentando la loro percentuale di rischio e la loro esposizione, e oppure appunto agli speculatori che sappiamo bene nel mercato a livello istituzionale essercene tanti. Ci sono alcuni fondi addirittura prettamente speculativi. Questi investitori di alto livello, diciamo così, non so neanche più come chiamarli, potrebbe essere che non sono interessati a utilizzare i canali che utilizziamo noi, perché vuoi sono temono la possibilità che gli exchange chiudano, temono la possibilità di avere ripercussioni da parte dell'SEC, piuttosto che dal punto di vista della tassazione, piuttosto che dal punto di vista normativo, e quindi ci tengono ad operare soltanto su piattaforme regolamentate con sede negli Stati Uniti sul mercato tradizionale, e quindi potrebbero voler aspettare per l'appunto lo sbarco di questi contratti derivati su una di queste piattaforme, come potrebbe essere CME, CBOE, per dirne due. Detto questo, andiamo avanti con la prossima notizia, che ve la volevo dare venerdì scorso, però poi mi sono dimenticato un po' che in quel live c'era un sacco di roba da dire, e quindi insomma ve la dico oggi. So che molti di voi utilizzano KuCoin come exchange e pertanto mi sembra che vi potrebbe interessare sapere che c'è la seconda IEO su KuCoin Spotlight, che è un po' l'equivalente di Binance Launchpad sull'exchange KuCoin. La IEO è un Initial Exchange Offering, quindi una token sale che viene appunto ospitata dall'exchange stesso. In questo caso il progetto in questione si chiama Trias, che è una platform coin. In realtà oggi non voglio stare a parlare troppo della coin stessa, perché altrimenti sapete bene ci potremmo mettere un'ora solo per quello. Vi dico in breve, fondamentalmente è una piattaforma per l'appunto pensata come una blockchain as a service, quindi un qualcosa che possa servire a seconda poi degli use case per diverse applicazioni, grazie ad un framework molto malleabile e modulare, quindi programmabile appunto in maniera molto differente da un caso all'altro, e poi integrabile comunque con una piattaforma centrale. Si presta molto bene all'Internet of Things, all'applicazione industriale e insomma un'applicazione appunto più business, più aziendale. Se ci tenete a conoscere il progetto, vi rimando al sito trias.one, che sicuramente vi chiarirà le idee, in quanto è veramente ben fatto, è chiaro, ma anche il white paper stesso è ben scritto. Vi consiglio di darci una letta. Come funziona invece la IEO? In breve, è iniziata il 30 di aprile, terminerà il 14 di maggio, quindi tra meno di 10 giorni, e funziona un po' a ticket, a lottery tickets, proprio per cercare di stare al passo con la domanda molto alta che c'è anche su KuCoin per la partecipazione a queste IEO.
Un po' come è successo appunto su Binance. Come si fa ad ottenere i lottery tickets? Allora, è spiegato molto bene qua. Le condizioni sono completare almeno un trade sull'applicazione mobile di KuCoin, vi dà la possibilità di avere un ticket in più, vedete qua ci sono tutte le condizioni spiegate bene, un ticket per questa cosa. KuCoin Share vi dà un bonus quando avete più di 20 KuCoin Shares, eccolo qua, vedete, un ticket in più. Transaction volume, quindi un volume scambiato di, insomma, di trading in generale su tutte quante le coin disponibili sulla piattaforma a partire dal lancio del 2.0, quindi abbastanza recente, non ricordo esattamente la data, però appunto a partire dal lancio del 2.0 maggiore o uguale di 20 Bitcoin. Questo vi dà diritto ad un ulteriore lottery ticket. Infine, satisfy criteria for KCS holding amount, quindi quanti KuCoin share avete nel portafoglio, guardate qua, vi spiega, se la vostra media di KuCoin share che avete è maggiore o uguale di 250, un ticket in più, se è maggiore o uguale di 500, 2, 750, 3 e 1000, 4, che è il massimo, ok? E la media viene calcolata dal 30 di aprile, volevo evidenziarlo ma non me lo fa fare, dal 30 di aprile fino al 14 maggio 2019, quindi in queste due settimane in cui dura la token sale, ok? Quindi queste sono le condizioni, questa è la panoramica. Poi se avete qualche domanda, qualche dubbio, come sempre vi rimando al gruppo Telegram italiano di KuCoin, che è molto attivo, molto responsive anche, ci sono gli admin che se avete dubbi vi rispondono immediatamente, e vi lascio il link in descrizione, quindi mi raccomando, ogni domanda, ogni dubbio lì, e iscrivetevi a prescindere se utilizzate KuCoin, che è un ottimo customer service. Detto questo, andiamo infine a dare un'occhiata al mercato stesso, quindi finite le news guardiamo i grafici come al solito. Allora, qua avevo aperto il grafico della dominance, ma lo vorrei analizzare dopo. Per prima cosa vorrei analizzare Bitcoin ed Ethereum, perché sono i due protagonisti assoluti, diciamo così, della mia posizione aperta. Non so chi di voi mi segue su Facebook, se non lo fate, fatelo, visto che anche lì metto tante informazioni interessanti, complementari anche ai video e quant'altro. Oggi ho già scritto una traccia, diciamo così, di quello che vi sto per dire, ovvero come ho gestito la mia posizione, con tanto di due graficini che adesso vi vado a commentare in maniera un po' dettagliata, come vi ho promesso su Facebook. Quindi, i due grafici sono proprio di Bitcoin da un lato ed Ethereum dall'altro. Entrambi su BitMEX, perché il mio trading speculativo ora come ora lo faccio lì, anche se come sapete sto valutando alternative, visto che ogni tanto qualche problemino me lo dà. Come ho strutturato la mia posizione? Allora, innanzitutto facciamo un passo indietro. Il mio portafoglio, detto in maniera molto grossolana, poi magari specificheremo meglio anche nel percorso dedicato al risk management e al money management, è all'85% in holding, quindi diciamo con posizioni a lunghissimo termine, per la quasi totalità in Bitcoin, ma non solo, come qualcuno di voi sicuramente già sa. E questo perché? Perché semplicemente io credo in una valutazione, in un apprezzamento nel tempo di Bitcoin, di Ethereum e insomma di qualche altra coin nella quale ho scommesso, tra virgolette. Questo da 2 anni, che è il momento in cui sono entrato nelle cripto, ho la mia posizione in holding che punto ad aumentare nel tempo, ok? Il restante 15% è la parte speculativa, quindi posizioni più a breve e medio termine, che hanno come scopo per l'appunto aumentare il mio portafoglio di holding, ovvero accumulare sempre di più di quelle coins che vedo apprezzarsi nel tempo in cui credo. Quindi questo 15% come lo gestisco? Lo gestisco su BitMEX fondamentalmente, per ora ce l'ho tutto depositato lì, e apro e chiudo trades con orizzonte temporale ben definito, con rischio ben definito, secondo appunto i canoni del risk management. Avevo anche fatto alcuni video sul risk management che vi consiglio di guardare a prescindere da tutto, che sono degli ottimi cenni introduttivi su quest'ultimo. Qui vedete il grafico di Ethereum, ma in realtà voglio partire da Bitcoin, perché la mia idea
innanzitutto dopo il pump che c'è stato, era di aprire una posizione long su Bitcoin che poi avesse come target la zona rossa, insomma ne avevamo parlato tempo fa, non sono mai riuscito ad aprirla a causa della forte FOMO che non lo ha fatto ritracciare fin qui dove lo aspettavo io. Non bisogna correre dietro al mercato e quindi ho guardato alla posizione successiva che mi interessava. La posizione successiva, che ormai probabilmente vi starà uscendo anche dal naso, dagli occhi e dalle orecchie, dal numero di volte che l'ho detta, è uno short basato sulla resistenza più forte che c'è su time frame settimanale, quindi questa area qui, che è quel ex supporto che abbiamo rotto al ribasso e non abbiamo mai retestato appunto dal basso. Quindi per me su un time frame di questo tipo, questo movimento è ancora, finché non viene tracciato un higher high, un ritracciamento fisiologico del movimento ribassista, d'accordo? Quindi questo è ciò su cui si basa la mia posizione principale. Come ho gestito questa cosa? Allora, ho deciso di utilizzare un sizing un po' più alto del solito per questa posizione, visto che è la mia posizione principale. Io misuro solitamente il capitale di rischio di ogni posizione, che è R. L'unità di misura è R. Un 1R è un'unità di rischio che ho definito io come essere il 2% del mio capitale speculativo. Quindi immaginatevi che il mio capitale speculativo, quindi il totale del mio account su BitMEX, sia un Bitcoin, il mio R sarà 0.02 Bitcoin. Ma attenzione, non è il size della posizione, ma bensì quello che io perderei se la posizione andasse in stop loss. Quindi se io apro una posizione con un capitale di rischio R, significa che se quella posizione va in stop loss, io perderei 0.2 Bitcoin. Quindi la posizione ovviamente ha un sizing molto molto più grande. Talvolta mi costringe anche ad utilizzare una leva, perché il sizing è maggiore del mio capitale totale speculativo. E lì è dove viene utile la leva. In questo caso avevo pianificato di aprire una posizione con un capitale a rischio di 1.5R, quindi del 3% del mio capitale speculativo. Tuttavia, chi mi segue già lo saprà, ho fatto una mossa prematura, chiamiamola così, ovvero quando avevo visto questa formazione ho voluto aprire uno shortino qui con stop loss qua sopra che mi è scattato, shortino sul breve ovviamente perché si parla di time frame di breve, e pertanto avevo dato un sizing molto minore, avevo un capitale di rischio di 0.25R che ho perso, quindi ho segnato un meno 0.25R sul mio capitale speculativo e ho deciso, per evitare la sovraesposizione di concatenare perdite, soprattutto di sottrarre quello 0.25R dal capitale a rischio dello short invece pianificato sul time frame settimanale. Ok, quindi il sizing complessivo, come vedete su questo short, spero che mi riusciate a seguire, rimane di 1.25R, quindi è all'incirca il 2%, 2,5%, ok? E cosa significa? Che appunto se mi dovesse entrare la mia posizione short e andare in stop loss, che l'ho messo ovviamente sopra al high precedente, quindi in caso di higher high, mi perderei l'1.25R. Come ho posizionato gli entries? Come sapete l'ho spezzato in due, vi avevo detto, questi due livelli, 5.850, 6.150, il primo mi è entrato giusto due giorni fa, per un pelo, è arrivato proprio massimo, vedete, max 5.850, ma me l'ha sfiorato, me l'ha aperto e poi insomma ha progredito. Dire che ha dampato non è vero, perché in realtà sembra il mercato attualmente sembra ancora molto molto bullish nel breve. Comunque lì ci arriveremo dopo. Il sizing totale, il capitale a rischio totale l'ho diviso così: 0.25R sul livello più basso e 1R sul livello più alto. Quindi se entrambi gli entries scattano, io mi espongo per 1.25R. Se scatta solo il primo, sarò esposto per 0.25R. Però significherà che appunto sto andando in profit, perché se non mi scatta il secondo, significa che lo short poi il mercato sta seguendo la direzione del mio short. Ho posizionato un primo take profit, di solito faccio sempre così, posiziono un take profit a un target ragionevolmente raggiungibile
e non troppo vicino, chiaramente, altrimenti è privo di senso. Bisogna sempre aver chiaro il time frame su cui si sta operando, la distanza dello stop loss, che è attualmente qua, vedete, perché la distanza dell'entry, dello stop loss dagli entries fa anche il risk reward ratio, che è un altro rapporto sul quale bisogna avere molto l'occhio. E il primo take profit sarebbe questo qui, e se il prezzo arrivasse qui, quindi se io entrassi o soltanto col primo o col primo e il secondo, e poi il grafico, il mercato mi desse ragione e arrivasse al mio take profit numero 1, lì chiuderei una parte della mia posizione per incassare gli 1,25R messi a rischio nel caso in cui mi fossero entrati entrambi i punti di ingresso, gli ordini, oppure 0,25R nel caso in cui tipo adesso magari scende e va fin qua, quindi non mi scatta il secondo entry. A che cosa serve questa cosa? Ad annullare il rischio di esposizione. Quindi se dopo essere arrivato qui, che io ho fatto il mio primo take profit, il prezzo rigira e va a farmi scattare lo stop loss, esco in break even. Ovviamente è una situazione paradossale, perché se poi il prezzo arriva qui, io ovviamente evolverò lo stop loss, lo sposterò un po' più in basso in base poi al grafico come viene disegnato. E di conseguenza cerco di sbilanciare nel tempo il trade sul reward più che sul risk. Quindi se il mercato poi vedo che inizia a darmi ragione, cerco il più possibile di preservare innanzitutto il mio capitale e in seguito di massimizzare il potenziale profitto. Ok, quindi il primo step per me è sempre annullare il rischio con il primo take profit, e poi il resto della posizione lo si lascia correre, mantenendo ovviamente lo stop loss sempre un po' largo, senza essere troppo avidi, così se si forma un bel trend come si deve, lo seguiamo, lo cavalchiamo e facciamo tanto profitto. Se invece il trend si indebolisce, magari valutiamo o di stringere un po' lo stop loss oppure di fare qualche altro take profit durante il percorso. Quindi questo per quanto riguarda Bitcoin. Chiaramente se io avessi aperta soltanto questa posizione sarei esposto soltanto in short, quindi significherebbe che se mi scattasse questo stop loss io perdo il mio 1,25R e via, chi si è visto si è visto. Per ovviare a questo ho deciso di aprire una posizione in controtendenza rispetto a questa, ovvero una posizione long. Non l'ho voluta aprire su Bitcoin, anche se potenzialmente avrebbe potuto aver senso anche una cosa di quel tipo lì. Vi faccio un esempio: se avessi voluto coprire il mio short che apro in questi due punti con una posizione long sempre su Bitcoin e magari con un entry qua, supponendo un ritracciamento fin qui possibile ed con una continuazione a risalire e uno stop loss qua sotto, piuttosto che un entry qui, vedete, sul vecchio massimo e uno stop loss qua sotto, insomma, poi quello è da decidere al momento dell'apertura. Naturalmente questa posizione con uno stop loss più stretto e quindi un risk reward più alto, una sorta di leva più alta, anche se non si tratta esattamente di leva, mentre questo qui con lo stop loss più largo e quindi una leva più bassa, passatemi il termine, queste due posizioni si andrebbero a bilanciare un po' l'una con l'altra, quindi si vanno a coprire un po' a vicenda, chiamasi appunto hedging. Io non l'ho voluto fare su Bitcoin, questo discorso del long più short sullo stesso asset lo riprenderemo tante volte in futuro perché avrà molto senso, ma l'ho voluto fare su Ethereum. Allora passatemi questo sdoppiamento del grafico, perché io qua voglio andare a pescare Ethereum. Allora, chiudiamo qua. Da un lato vi lascio Bitcoin e dall'altro metto Ethereum. Allora, per avere il quadro di entrambe le posizioni. Bitcoin, posizione short, in questa maniera. Ethereum, posizione long, che avevo aperto già da un po' di tempo, proprio perché avevo già chiaro il quadro che volevo gestire. Vedevo questo triangolo ascendente molto ben fatto e in una posizione, diciamo così, più precoce rispetto a Bitcoin, perché in Bitcoin c'era già stato il breakout, vedete, mentre su Ethereum invece sembrava essere ancora in caricamento il movimento, e quindi ho detto: ma se c'è da aprire un long mi viene voglia di aprirlo qua. Che cosa ho utilizzato come entries? Questo rettangolo, vedete, verde, perché era, se qui io adesso vado su time frame settimanale è forse un po' più chiaro,
abbiamo come base questo punto pluritestato e come base superiore invece quest'altro punto che invece è più chiaro sul giornaliero. Comunque due livelli di prezzo chiave, un'area di prezzo a mio parere molto interessante. Ho deciso di dividere l'entry in tre punti, che adesso qua mi si è scombinato tutto, e di avere un sizing totale della posizione pari a R. Ok, quindi abbiamo 1,25R qui e R su Ethereum. In particolare un terzo R e un terzo R a 158, 150 e 140 dollari. Erano i miei tre entries. Stop loss a 120, quindi qua mi si chiude la posizione in perdita e perdo R. Chiaro? Quindi da un lato abbiamo un long, dall'altro lato abbiamo uno short. Short di 1,25R, long di R. Il primo take profit lo facevo in zona 200 e mi porto a casa R. Esattamente lo stesso discorso della non esposizione, della limitazione del rischio che abbiamo fatto per Bitcoin. Però dall'altro lato, ovviamente. Non chiudo tutta la posizione per lasciarne una parte aperta e tenermi la potenzialità di correre dietro a un trend ascendente che mi porterebbe un gran bel profitto. Quindi, facendo un quadro generale di queste due posizioni combinate, che possibilità ci sono? Allora, la possibilità che effettivamente il mercato ritracci e quindi il mio short abbia ragione su Bitcoin, con tutta probabilità anche Ethereum ritraccerà. Cosa succede in questo caso? Allora, succede che innanzitutto, se vedo dei possibili inciampi sull'uptrend in corso di Ethereum, posso già fare un piccolo take profit per mitigare il rischio. Bisogna sempre starci dietro a queste cose qui, avere delle regole ben chiare. Quindi, se non lo so, vedo che mi aspettavo un higher high qui e in realtà arriva qua e consolida e iniziano a calare i volumi e non mi piace, chiudo una parte del trading. Insomma, devo avere delle regole io, e in modo da cercare di minimizzare le perdite, mentre dall'altro lato mi corre il profitto e magari arrivo al primo take profit, faccio un più 1,25R e qui magari riesco a mitigare un po' il rischio, anziché meno R faccio un meno 0,5R. Insomma, dipende poi da come evolvo il trade nel tempo. Al contrario, se dovessi vedere un bull market molto marcato, che mi supponiamo il peggiore degli scenari, mi entrano in entrambi gli entry short e poi mi vado in stop loss, vado a meno 1,25R, però nel frattempo Ethereum va avanti, quindi vado a più R qui e poi potenzialmente può continuare a crescere, quindi fare dell'altro profitto che mi va a bilanciare, se non addirittura superare la perdita di 1,25R. Non l'ho detto, ma anche il contrario poteva accadere. Ovviamente se io qui vado in perdita e nel caso di prima, quindi che lo short fosse giusto, io faccio take profit qui e poi magari lo short, cioè il mercato continua a dampare fino a più in basso, poi faccio più, ovviamente, altro profitto, spostando lo stop loss magari qui, che è il low, questo low, se viene rotto al ribasso, e se poi il prezzo mi colpisce lo stop, vado in stop profit, quindi non faccio solo più 1,25R ma faccio anche un profitto in più derivato da quello, e quindi c'è anche questo caso positivo. Poi ci sono tutta una serie di casi di mezzo, ovviamente, che non si può prevedere, ovvero che magari fa un po' in su, poi un po' in giù. Insomma, sapete quei balzelli che Bitcoin e il mercato cripto fanno molto spesso. In questo caso chiaramente bisogna starci dietro. Ogni caso è da studiare a sé. Io ci tengo a seguire tutta questa cosa con voi passo dopo passo per darvi un'idea molto chiara, perché come vedete la singola posizione sì è importante, ma gestire il rischio, quindi gestire un portafoglio di posizioni magari anche contrastanti l'uno con l'altra, pesandole a dovere in base ai vari scenari che ci si aspetta dal mercato, e soprattutto gestendo il rischio in maniera in itinere, quindi con il mercato che si muove, vedendo le mosse che fa, aggiornare le posizioni magari facendo un piccolo take profit piuttosto che spostando lo stop loss. Insomma, ci sono davvero tante possibilità. La cosa che bisogna avere in testa, come a caratteri cubitali, non è guadagnare il più possibile, ma è
perdere il meno possibile e poi lasciare correre il resto per un eventuale profitto. Mi raccomando, questo è un caposaldo del trading a successo sul lungo termine. Lo riprenderemo in futuro, quindi spero che seguirete il percorso che vorrei fare con voi sul risk management e sul money management. Per oggi spero di avervi stuzzicato qualcosina per farvi venire voglia appunto di seguirlo. Ragazzi, questo è quanto, vi faccio un carissimo saluto e vi auguro una buona serata.